Sulla questione nuovi ospedali interviene il presidente della regione Christian Solinas. Inaccettabile strumentalizzazione, dice, rivolgendosi soprattutto alle opposizioni. Oggi però vertice di maggioranza dopo le tensioni delle ultime settimane anche su questo tema. Nel fine settimana il Qualteo ospiterà la 14ª edizione del Festival della Canzone Algherese, che torna dopo tanti anni. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione della sede del comune. Una serata all'insegna dello sport e dei valori che vanno oltre il campo. Sabato al Carlos V la consegna a Gianfranco Zola del premio Panathon 2023. Nel TG le interviste. Un saluto a tutti voi e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. La sanità in primo piano, la realizzazione di nuovi ospedali, perché dopo le polemiche dei giorni scorsi arrivate dall'opposizione, ma anche alcune voci discordanti all'interno della maggioranza, è intervenuto il presidente della regione, Christian Solinas. Quello della realizzazione dei nuovi ospedali è un impegno che abbiamo preso con i sardi già dal 2019, ancora prima del voto, ed è stato apprezzato dagli elettori che ci hanno conferito il mandato di realizzare strutture più moderne ed efficienti. Da allora abbiamo governato la Sardegna, passando attraverso un evento epocale e drammatico come la pandemia, che ha portato via 2 anni e mezzo a questa legislatura. Il Covid non ha però cancellato la promessa fatta ai sardi. Queste le parole del presidente della regione, Christian Solinas, in risposta alle polemiche politiche dei giorni scorsi, sollevate attorno alla decisione della Giunta di procedere alla realizzazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di 4 nuovi ospedali a Sassari, Alghero, Cagliari e nel Sulcis Iglesiente. Oggi alcuni fra gli ospedali più importanti dell'isola sono ospitati in strutture vecchie di oltre 50 anni, spesso fatiscenti, in edifici che si sviluppano in verticale in una concezione ormai superata. Tutto questo, sottolinea Solinas, mentre negli ultimi 15 anni Cagliari, ad esempio, ha perso ben 3 ospedali. Abbiamo bisogno di strutture moderne, con uno sviluppo orizzontale che consenta un'organizzazione dei servizi e dei percorsi più razionale e performante, con standard che non potranno mai essere raggiunti nelle condizioni attuali. Il nostro sistema sanitario ha bisogno di nuovi ospedali anche per ottimizzare le risorse economiche e professionali che avrebbero così la possibilità di essere allocate in modo più efficiente in un momento storico in cui tutta l'Italia deve fare i conti con la carenza di medici e personale del comparto sanitario. È impensabile, dichiara il presidente della regione, che oggi possa esserci qualcuno disposto a mettere un freno a tutto questo. Abbiamo individuato le risorse necessarie, oltre 1,5 miliardi di euro, frutto di una contrattazione con il governo da me portata avanti in questi anni. Dire no alla realizzazione di nuovi ospedali significherebbe lasciare indietro la Sardegna e i sardi, mentre il mondo corre in avanti. La strumentalizzazione che si sta facendo su questo delicatissimo tema, pur di trascinare il discorso sul piano dello scontro politico fine a se stesso, è poco utile alla collettività, così come le tante affermazioni non veritiere che continuano a essere ripetute. Realizzare nuovi ospedali, prosegue ancora il presidente Solinas, non significa certo abbandonare le vecchie strutture. Queste verranno mantenute in perfetta efficienza fino all'apertura delle nuove. Solo allora, quando tutto il personale e i pazienti saranno nei nuovi ospedali, si procederà alla riqualificazione e rifunzionalizzazione dei vecchi ospedali da destinare a nuovi servizi sanitari, socioassistenziali e amministrativi. Questa scelta consentirà di evitare l'enorme disagio di aprire cantieri con i pazienti ricoverati e con l'esigenza di ridurre o chiudere a turno l'operatività di interi reparti. Pensare e sostenere che intervenire sulle vecchie strutture, rinunciando a realizzare le nuove, possa essere una garanzia per il futuro del nostro sistema sanitario e una contraddizione in termini, prosegue Solinas, soffermandosi poi sulla questione Brozzu, sollevata in particolare dall'opposizione. Pur di avvelenare il clima, si è arrivati a mettere in contrapposizione il nuovo stadio con il nuovo ospedale pubblico d'eccellenza da 1.000 posti letto che accorperebbe Brozzu e Businco, conclude Solinas. Non esiste alcuna contrapposizione tra stadio e nuovi ospedali, e fare chiarezza è un obbligo per impedire che continuino strumentalizzazioni che fanno male a tutti e non rispondono agli interessi dei cittadini. Il tema dei nuovi ospedali sarà al centro del vertice del centrodestra in programma oggi, anche perché domani è in programma la seduta del Consiglio regionale, con all'ordine del giorno 2 mozioni dell'opposizione con richiesta a Solinas di revocare la delibera del 1° giugno scorso. In particolare Fratelli d'Italia, con la coordinatrice Antonella Zedda, era stata critica, ma anche in Forza Italia ci sono voci discordanti sul piano del Presidente della Regione. La sanità
In realtà non è l'unico tema che sembra dividere la maggioranza. Sempre Forza Italia nei giorni scorsi era intervenuta sul collegato alla finanziaria, già oggetto di continui rinvii proprio per le fibrillazioni interne al centro-destra. C'è attesa dunque per il vertice di oggi, con l'obiettivo però soprattutto del presidente Solinas di ricompattare la coalizione. E dopo la scomparsa del presidente Berlusconi, anche ad Alghero Forza Italia è scesa in piazza sabato e domenica per raccogliere adesioni e per stimolare i dirigenti e i sostenitori a contribuire alla svolta. Il Partito Azzurro, che fin dal 1994 in Sardegna ha le sue roccaforti ad Alghero e a Olbia, si sta ponendo come polo di attrazione di coloro che credono nei valori liberali, cattolici, popolari, europeisti e atlantisti, sottolineano dal Partito Azzurro. L'obiettivo immediato di Forza Italia è ricostruire le basi di un grande partito moderato che sia capace di dare uno straordinario contributo di progetti, passioni e idee per la Sardegna, perpetuando il coraggio e la passione di Silvio Berlusconi, si legge nella nota diffusa dal Partito Azzurro Algherese. I nostri obiettivi sono la crescita economica delle nostre imprese e la crescita sociale delle famiglie sarde. Noi ci crediamo e siamo convinti che, mettendo in campo le energie di una classe dirigente qualitativamente attrezzata e la forza di impegno dei nostri sostenitori e simpatizzanti, raggiungeremo questi traguardi, dichiara l'ex sindaco di Alghero, attuale consigliere regionale Marco Tedde. E ora ci spostiamo a parlare dell'area di crisi industriale complessa Porto Torre e Sassari, perché è stato presentato nei giorni scorsi il nuovo bando da 22 milioni per gli investimenti particolari nel servizio. È stato presentato a Sassari, nei locali della Camera di Commercio, il nuovo avviso per la presentazione di progetti di investimento produttivo da parte delle imprese localizzate nei comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Sassari e Porto Torres. L'avviso del Ministero delle Imprese del Made in Italy è gestito da Invitalia ed è stato formulato in seguito a una concertazione con Regione Sardegna, Camera di Commercio di Sassari, Consorzio Industriale Provinciale di Sassari. Il bando promuove la realizzazione di uno o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni di Porto Torres e Sassari, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti. Sono previste agevolazioni dalla legge numero 181 del 1989 a favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriali. Per investimenti non inferiori a 1 milione di euro e le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a circa 22 milioni di euro. L'assessorato all'industria della Regione Sardegna partecipa e sostiene, anche con la dotazione finanziaria di 2 milioni di euro, alla stesura e divulgazione del nuovo bando a favore delle imprese. L'avviso sarà disponibile a breve. Le parole del presidente del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, Valerio Scanu. Oggi viene presentato un nuovo bando che rappresenta uno strumento normativo a favore delle imprese. Deriva dal riconoscimento di area di crisi industriale complessa avvenuta nel 2016 e che comprende i comuni di Sassari e Porto Torres. Essere area di crisi industriale complessa significa che c'è stata una recessione economica e una perdita occupazionale di rilevanza nazionale, per cui non sono sufficienti le risorse locali per superare questo stato di crisi. È perciò che interviene il Governo nazionale, proprio con questa legge e con tutta una serie di strumenti che devono favorire la riqualificazione e la riconversione industriale. La particolarità di questo nuovo bando è che c'è stata una proficua collaborazione tra Ministero delle Imprese, Invitalia, Assessorata all'Industria della Regione Sardegna, Camera di Commercio e Consorzio Industriale. Questo ha favorito la nascita di un bando che tende ad attrarre più imprese possibili. Quindi sono state eliminate alcune criticità che in precedenza l'avevano reso poco attrattivo e sono state favorite tutta una serie di attività che invece si vogliono sviluppare nel nostro territorio. Botta e risposta a distanza tra il consigliere comunale del PD Mimmo Perisi e l'amministratore straordinario della provincia Pietrino Fois. L'esponente di opposizione attacca anche l'amministrazione cittadina per la rotatoria all'ingresso, quella che porta di fatto alla strada per l'aeroporto.
Bentornato Alghero, ripartiamo dalle periferie. Questo era lo slogan della passata campagna elettorale per le comunali del 2019 dei partiti di centrodestra leghista algherese. Uno slogan molto appropriato alla situazione in cui versa la nostra città e le nostre periferie. Se si pensa che un turista, non un residente ormai desolatamente abituato alla situazione, quando arriva nella nostra città passando per l'aeroporto Riviera del Corallo, in arrivo dal porto di Porto Torres o dalla Quattro Corsie provenienza Olbia, trova ad accoglierlo uno spettacolo indecoroso alle porte cittadine. Si apre con questo duro attacco l'intervento del consigliere comunale del PD, Mimmo Pirisi, secondo il quale quella rotatoria è una fotografia che ben rappresenta quello che si troverà in città. Buche, decoro, rifiuti dappertutto e quindi vedere l'entrata della nostra città in quelle condizioni prepara il visitatore a una situazione pari pari in città, senza contare l'imbarazzante figura che facciamo verso chi, artista invidiato in tutta Italia, Nieddu, che ci ha donato una scultura che oggi è in bella vista, si fa per dire, nella citata rotonda dell'aeroporto. Credo comunque, aggiunge Pirisi, che la pazienza sia arrivata al limite se anche la competenza della provincia di Sassari e del commissario straordinario, l'algherese riformatore Fois, la brutta figura la fa la città di Alghero. Ecco perché riteniamo che se non provvede la provincia, forse dovremmo provvedere noi con le nostre squadre a rendere più presentabile la porta della nostra città, conclude l'esponente Dem. Proprio all'amministratore straordinario della provincia abbiamo chiesto delucidazioni sulla rotatoria. Pietrino Fois precisa che in queste settimane la provincia è dovuta intervenire su situazioni ben più gravi, soprattutto in zone colpite dai nubifragi abbattutisi tra maggio e giugno. Lo capisco che per taluni non ci sia nulla di più facile che scrivere da dietro una tastiera e individuare tutte le criticità, ma se per quello ce ne sarebbe la centinaia. Il problema è che certo bisogna capire le difficoltà che ci possono essere, visto e considerato che la provincia di Sassari è la più estesa d'Italia. Abbiamo 2.400 km di strade. E, francamente, in questi due mesi ci siamo occupati di cose ben più complicate e più urgenti. Con centinaia di chilometri di strade distrutte dalle alluvioni, come ben avete visto, con frane che hanno completamente isolato zone, con paesi che sono rimasti anche loro isolati purtroppo per la caduta di ponti o di infrastrutture. Quindi ci è sembrato doveroso rivolgere l'attenzione soprattutto a queste cose. Non siamo stati lì a guardare l'erbetta che cresce un po' di più in una aiuola o in una rotonda. E non sono problemi che ci siamo potuti porre in questi mesi, sinceramente. Quindi stiamo dando assoluta attenzione a emergenze vere che creano problemi importanti alle comunità, all'economia e alla sicurezza. Questo è quello che abbiamo fatto in questi mesi e che stiamo facendo e ancora non abbiamo finito. Abbiamo recuperato tutte le risorse dal nostro bilancio e stiamo facendo salti mortali, sia in termini economici che progettuali. E probabilmente entro la settimana prossima riusciremo a tagliare anche l'erbetta della rotonda che c'è all'ingresso di Alghero, anche se non dovrebbe essere di nostra competenza, però accontenteremo questi che sono così zelanti su un problemino così grave, ecco, per carità. Quindi non abbiamo tempo in questi giorni, stiamo aprendo strade per paesi che sono completamente isolati. Questa in questo momento è la nostra missione e la dobbiamo portare fino in fondo. Lasciamo la politica perché questa mattina a Porta Terra è stata presentata la 14ª edizione del Festival della Canzone Algherese, in programma il weekend prossimo, il 1 e 2 luglio, al Qualtè. Insieme al sindaco Mario Conoci e al presidente della Fondazione Alghero Andrea De Logo erano presenti gli organizzatori del festival, presente anche Franco Simola, già promotore del festival dagli esordi dei suoi esordi, e uno dei presentatori della serata, Pinuccia Secchi, che salirà sul palco insieme a Pierpaolo Sanna. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato. Partiamo con il sindaco Mario Conoci e con il presidente della Fondazione Alghero, Andrea De Logo.
Festival della Canzone Algherese ritorna dopo vari anni di assenza, un appuntamento che sicuramente la cittadinanza attende. La Canzone Algherese ha da sempre, come una, utilizziamo una parola inglese, ma che capiscono tutti, un appeal particolare, non solo per i cittadini ma anche per i turisti. Beh sì, dopo molti anni di assenza, diciamo, amministrazione comunale e fondazione hanno voluto sostenere l'iniziativa per una nuova edizione del Festival della Canzone Algherese, che ha avuto una tradizione grandissima. Io da piccolo ricordo al Cinema Selva, era un evento davvero che coinvolgeva tutta la città, bisogna riportarlo a quel livello. Penso che sia importante perché attraverso le canzoni poi si impara anche l'algherese, anzi molti algheresi hanno imparato le canzoni, per esempio quelli come me, hanno imparato l'algherese attraverso le canzoni o anche attraverso le canzoni, quindi è un veicolo di trasmissione della nostra cultura, oltre che scrivere canzoni in algherese vuol dire tenere viva una tradizione che in città è sempre stata molto forte, e quindi insomma avere una nuova edizione del festival mi pare che sia davvero una cosa importante nel cuore dell'estate, nella magnifica location del Qualtè con un palco bellissimo, insomma davvero una edizione attesa che sicuramente darà soddisfazione e risultati che tutti ci attendiamo. Presidente De Logu, un altro evento che va ad arricchire l'estate algherese, il Festival della Canzone Algherese, sicuramente è molto gradito e apprezzato dai cittadini, da chi è attaccato alla cultura della propria città a livello musicale non solo, ma anche dai villeggianti che saranno qui e potranno godere di una serata all'insegna della nostra cultura. Ha già detto tutto lei, è comunque verissimo. Il Festival della Canzone Algherese ritorna dopo tanti anni, quest'anno in un programma che abbiamo cercato di costruire con molta qualità e inframmezzando anche quelle che sono le tendenze musicali attuali, anche con il recupero e la riscoperta della algheresità, della catalanità. Quindi è un programma che prevede durante l'estate molti momenti dedicati proprio alla cultura algherese. E siamo orgogliosi del fatto di poter, dopo tanti anni, poter ospitare al Qualtè e all'interno del calendario delle manifestazioni estive il Festival della Canzone Algherese. Due giorni, sabato sarà la prima giornata, poi la finale, venerdì anche le prove, quindi insomma tre giorni in cui si potrà assistere davvero a un bello spettacolo. Era Spazio, uno degli organizzatori, Antonello Udank, presidente dell'APS Festival della Canzone Algherese, la presentatrice Pinuccia Selchi. Per voi organizzatori sicuramente è un grande orgoglio poter riportare sul palco una manifestazione così importante per la città, così sentita. Parlavamo con il sindaco non solo dagli algheresi che comunque apprezzano la musica della loro tradizione, ma anche per i turisti che nel periodo di luglio affollano Alghero. Certamente, per noi diciamo che è un prestigio molto molto importante. Dopo 33 anni siamo riusciti insomma a organizzare questa cosa qua, perché è un evento per noi molto, molto importante e anche ambito. Oltretutto avete fatto un gran lavoro per scegliere le canzoni. Sì, sì, certamente. Le canzoni sono dei brani inediti. La commissione ha decretato che ci sono 18 brani, dopo aver scelto su 42 persone che sono insomma intervenute a creare questo, diciamo questo team, chiamiamolo così, di persone sia giovani e anche un po' più grandicelle. Alla fine siamo arrivati insomma a decretare che i 18 brani, che quasi tutti erano belli, ed è stato molto difficile per la commissione scegliere questi 18 brani. Pinuccia Selchi sul palco per questo Festival della Canzone Algherese a presentare. Che serata sarà? Anzi, che due serate saranno? Allora, intanto non sarò da sola, copresento con Pierpaolo Sanna, che in questo momento non è qua. Saranno due serate all'insegna assolutamente della tradizione della nostra musica. Ci terremo che tutti possano capire il senso della canzone algherese, cosa la canzone algherese da anni vuole trasmettere, e vorremmo che tutti, vista la vostra presenza, comprendano e amino la canzone algherese. Chiudiamo la carrellata di interviste con Franco Simola invece adesso. Franco Simola, un ritorno alle origini. Beh, siamo dal
dal 72 che abbiamo fatto la prima edizione, e nella prima edizione noi abbiamo cominciato ad avere i primi successi, poi con gli anni fino al 96, anzi nelle prime edizioni hanno vinto due canzoni tutte particolari, che era la Farramenta e Los Dos Gobos. Guarda caso, l'autore di queste due canzoni è il papà di Marco Tedde, che è arrivato al punto di vincere due festival uno dietro l'altro, per poi finire negli anni 90 con Antonello Colle d'Anchise, che ha chiuso la 13ª edizione. Poi abbiamo sospeso perché non ce la facevamo più, perché le esigenze erano diverse, poi il lavoro eccetera eccetera, la spendita era sempre nella mia tasca, non c'erano contributi, perché ad Alghero, già per parlare algherese, abbiamo fatto tanta fatica per poter eventualmente portare avanti tutta questa popolarità dell'algherese. Quindi arrivato a un certo punto stiamo concludendo che nella 14ª edizione vorremmo fare qualcosa di meglio, speriamo almeno. Una serata all'insegna dello sport e dei valori che vanno oltre un campo, un qualsiasi terreno di gioco. Il Panathlon Sardegna ha celebrato Gianfranco Zola conferendogli il premio Panathlon 2023. Nella sala conferenze dell'Hotel Carlo V si è tenuta la cerimonia, che ha visto presenti, oltre ai vertici regionali del club con il presidente Francesco Sanna, anche il presidente nazionale Antonio Laganà, il presidente regionale del CONI Bruno Perra, i presidenti degli altri Panathlon del 13° distretto. Nel parterre anche la vice sindaca Giovanna Caria, l'assessore allo sport Maria Grazia Salaris, l'assessore Giorgia Vaccaro e il presidente della Fondazione Alghero Andrea De Lucco. Interventi da parte del sindaco Mario Conoci, che ha sottolineato come Zola sia un grande campione per capacità tecniche e agonistiche, ma soprattutto esempio assoluto di lealtà, rispetto delle regole, rispetto per l'avversario. Questo è stato per tutti Gianfranco Zola durante tutta la sua straordinaria carriera, ha detto il sindaco. Per noi sardi ancora di più, e ancora oggi, e lo sarà sempre, un testimone della nostra terra nel mondo, come è stato ed è ancora il nostro Tore Burruni, testimoni entrambi, anche e soprattutto per i nostri giovani, del fatto che anche partendo dal cuore della Sardegna si può arrivare ovunque, se si è determinati, consapevoli e orgogliosi, se si è disposti al sacrificio e si è coraggiosi ed umili. La Francia ha avuto un grande romanziere, un Zola con l'accento con la A, e noi abbiamo avuto un Zola, grande poeta dello sport, del calcio e soprattutto di grandi valori, esordito invece così il consigliere regionale algherese Marco Tedde, anche lui intervenuto in occasione della cerimonia di consegna del premio a Zola, visibilmente emozionato Gianfranco Zola dopo aver visto il video che ha ripercorso i momenti più belli ma anche più duri della sua carriera. Ha ringraziato il Panathlon per l'attenzione verso lo sport e i valori che lo devono accompagnare, soprattutto per questo riconoscimento. Allora sentiamo proprio l'intervista a Gianfranco Zola. Gianfranco Zola, per me è un onore, innanzitutto in quanto giornalista sportiva, in quanto bambina che seguiva il calcio, i mondiali, la Coppa, Beppe Signori, Baggio e anche ovviamente lei. Sicuramente è un premio importante, quello del Panathlon Sardegna, perché rappresenta un premio che i sardi sentono tantissimo. Abbiamo visto l'emozione in sala, anche la sua. Sì, non nascondo che mi sono anche emozionato, però è bello emozionarsi ancora, quindi sono riconoscente al Panathlon per questo premio, anche perché so quello che loro fanno, e rientrare nella categoria di uno dei premiati del Panathlon è una cosa che mi rende orgoglioso, perché dopo tutto io sono uno sportivo, ho fatto quello che mi è sempre piaciuto, che è quello di giocare a calcio, l'ho sempre cercato di fare nel migliore dei modi, come mi è stato insegnato ai miei genitori, col massimo impegno. È chiaro che quando lo fai e ti viene riconosciuto come mi è stato riconosciuto stasera, ne rimani orgoglioso. C'è la proiezione sempre sui giovani, no? Abbiamo fatto un passaggio, lei nel suo discorso ha fatto un passaggio sull'importanza dei valori, sull'importanza di quello che dei genitori già da casa trasmettono ai più piccoli, vale per il pallone ma vale anche per tante altre specialità sportive. No, nella maniera più assoluta, è molto importante, perché poi lo sport può cambiare la vita a un ragazzo. Ci sono chiaramente
dei bambini che possono magari poi prendere un altro settore, possono diventare medici, avvocati, qualsiasi cosa, però lo sport è un qualcosa che aiuta tutti, che poi diventino dei professionisti dello sport oppure no è fondamentale, è importante. Io parlo per esperienza, la vicinanza di mio padre quando facevo sport, soprattutto da bambino, è stata fondamentale perché mi ha trasmesso importanza per quello, mi è stato vicino, mi ha aiutato in alcuni momenti, nelle varie fasi, perché non sempre le cose vanno bene. E la vicinanza del genitore in quel momento là può veramente fare la differenza. Mi ha fatto capire quanto importante era quello che io stavo facendo. E soprattutto quando sei un bambino vuoi fare qualcosa di importante che viene riconosciuto dagli adulti. E quindi ecco, mio padre in questo e mia madre furono fondamentali. E allo stesso modo i genitori ora dovrebbero fare lo stesso, insomma. Non bisogna solo portarli e poi lasciarli là e poi andare a fare qualcos'altro. A volte bisogna stare lì, incitarli, soffrire con loro, perché questo fa parte del percorso che un ragazzo deve fare per poi diventare un professionista. E ora invece sentiamo il presidente del Parathlon Sardegna regionale, Francesco Sanna, ma anche il presidente regionale del CONI, Bruno Perra. Una serata importante è quella di oggi, premio Parathlon regionale. Avete scelto un personaggio che sicuramente per la Sardegna è molto rappresentativo, e non solo per la Sardegna, perché Gianfranco Zola è un personaggio sardo che ha portato la sua fama nel mondo. Beh, certo. Ha detto bene, la persona è sardo, ma è una persona di fama internazionale. A parte la sua umiltà, la sua correttezza, la sua genuinità, ne fa un personaggio davvero meritevole del premio che noi abbiamo voluto assegnargli. Non abbiamo avuto difficoltà nel trovare questa persona, questo personaggio. D'altronde i suoi trascorsi sportivi parlano chiaro, per noi è stato abbastanza semplice, qualcuno potrebbe anche obiettare questo, nel senso che non abbiamo avuto difficoltà a trovare la figura da premiare. Però voglio aggiungere anche che la sua figura ha dei meriti, dei valori che vanno al di là delle sue gesta sportive. Quindi abbiamo davvero trovato una figura che incarna anche i valori del Parathlon, il fair play, la correttezza, il rispetto delle regole, sono tutti valori che non ci hanno lasciato indifferenti e che naturalmente e giustamente riteniamo meritevole del premio. Sicuramente un premio Parathlon regionale che ben si cuce addosso a Gianfranco Zola. Sì, proprio così. Credo che la figura di Gianfranco Zola sia una figura che abbia veramente dato tantissimo a tutto lo sport sardo, è una figura che è stata riconosciuta in tutto il mondo, è stato un atleta che ha veramente fatto delle cose incredibili. Noi siamo orgogliosi oggi di poterlo festeggiare. Mi complimento col Parathlon e col suo governatore che hanno organizzato veramente un evento eccezionale, e credo che sia giusto oggi vivere una giornata così bella. È di attualità il fatto che si parli delle bandiere, no? Nelle squadre sportive, le bandiere che devono essere quelle che rappresentano poi una società sportiva, una squadra. Possiamo dire che Gianfranco Zola però è la bandiera della Sardegna per noi. Proprio così, Gianfranco Zola è veramente un testimonial per la Sardegna eccezionale, anche perché è una persona di grandissimo spessore umano, quindi oltre ad essere stato un grande giocatore, è una persona eccezionale, e questo l'abbiamo visto come lo amano in Inghilterra, e lo amano veramente in una maniera incredibile, che solo chi è potuto andare lì a vedere dove lui ha giocato, quanto è l'affetto che hanno tutti gli inglesi nei suoi confronti. E con questa serata targata a Parathlon, nella consegna del premio a Gianfranco Zola, si chiude l'edizione odierna del nostro telegiornale. Io come sempre vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.